Luciani, ancora non hai capito un cazzo sui vaccini e quell'imbecille di Parenzo non riesce neanche a spiegartelo. Allora, il discorso è semplice. Io, di nuovo d'inverno, col coprifuoco alle 10 perché qualche coglione non si è vaccinato e la finisce in ospedale occupando di nuovo le terapie intensive, non me lo voglio fare. Quindi fatevi il cazzo di vaccino, cagassotto di merda, e non rompete il cazzo. Senti come combatte Parenzo! Dai David! Dai David! Vacciniamoli tutti! Mitragliate i vaccini! Dai, dai! Green Pass Iosa! E anche te, Cruciani, stronzo, vaccinati! La pressione aumenta, caro David, la pressione aumenta anche da alcuni ascoltatori, da una parte degli ascoltatori, da una parte, ma questi ancora non hanno capito una cosa, che... la questione è di principio. Io non sono uno di quelli che pensa ai seri igienici, a tutte queste cose qui, che per carità c'è libertà di pensarlo e di dirlo, secondo me, senza essere criminalizzati come invece fai tu, senza pensare che c'è un gruppo di squinternati e senza soprattutto pensare che c'è un gruppo di violenti, perché la violenza delle parole spesso non corrisponde alla violenza dei fatti. Corrisponde alla violenza dei fatti. Quando uno pensa che ci sia un drone, coltello a serramanico a casa, ma i droni, dicono che con un drone, il tritolo con un drone, dai, bellissimi i droni per riprendere tutto, bellissimo, dai, i droni, su. Roba incredibile, dai, incredibile, incredibile. Ci deve essere la libertà. Stai difendendo. La libertà, certo, di avere un coltello a serramanico, ma e no, un tirapugni a casa, no, e di dire che t'ammazzo, ma che libertà, ma che idea. Senti, perché le stesse cose che dici a me non le dici alla tua coéquipier? Lo dico in francese, la tua coéquipier, sai che si chiama coéquipier? Collega di TV, esatto, collega francese. Di TV. Sì, lo dico, voglio, lo dico, ti voglio riproporre. No, non live, non lo dici live. Non lo dici. Come live? No? Lo dici nelle segrete stanze, evidentemente. Nelle segrete stanze. No, che è successo. Riproponiamo lo quello che è successo. Lo dico anche alle alte sfere che ci stanno ascoltando della tua TV, della tua TV. Sentiamo Di Maio, la signora Concita, non so come si chiama di cognome, e il signor Parenzo. Signor Parenzo, vai. Ma il Green Pass da solo non serve a niente. Il Green Pass, no, è soltanto, guarda, una certificazione, no, che dice significa che tu devi essere vaccinato o tamponato per entrare in dei locali, esatto, dove c'è la più e quindi alta di fatto probabilità, ti spinge a farlo, dove, no, c'è la più alta probabilità, giusto, di trasmettere il virus. Sì, ragione. Ora io dico, è meglio ritornare all'epoca, certo, del coprifuoco, la chiusura delle attività commerciali? Ma voglio dire, Ministro, il Green Pass è uno strumento di controllo, non è uno strumento di cura. Non si è capito bene la posizione esatta della signora De Gregorio sul tema, ma comunque probabilmente faceva dice, una semplice dice obiezione, lei che il Green Pass è uno strumento in cui uno sostanzialmente ti costringono, anche se non l'ha detto esplicitamente, ti costringono a vaccinarti, no? Ti costringono a vaccinarti. Non è uno strumento per limitare il contagio, e su questo ha ragione, ha pienamente ragione. Ma che sia evidenziata questa differenza tra te e lei, sia resa chiara, ma benissimo, si è resa, ma non c'è parte, problema. A un certo punto ha detto sto non sto te parlando con te, ti ha messo da parte. Vabbè, questo dai, va benissimo, su. Questo non si essere abituato alle battaglie qui della Zanzara, cazzo, non si essere abituato. Ma ti io messo sono da in piena battaglia, invece, non dai, ti preoccupare, io sono in piena battaglia, senti, sai, sono in sella. Senti. Da quando abbiamo messo le nuove norme sul Green Pass la curva sta scendendo. Sì, ma perché le persone non vogliono il Green Pass? Le persone non vogliono il Green Pass perché il Green Pass stabilisce una differenza fra chi si è vaccinato e chi non si è vaccinato. Non sto parlando con te, sto parlando con lui, anche, ok? Forza. Molto brutta questa cosa, è molto brutta. Non parlo con te, questa ma è molto, sì, bisogna dire che è molto brutta. Però tu sei zen di fronte a queste cose, sei molto zen. Sono molto da quello, sì. Sei molto zen. Effettivamente, no, sei molto, ti fai passare addosso a qualcuno che ti dice: stai zitto, sto parlando, sì, con lui, non sto parlando con te. Vabbè, sì, che sono, cioè, una persona educata. Qui ti prendi gli insulti, le cose, reagisci, combatti e lì non combatti. Devi combattere, cazzo. Amico mio, c'è una differenza di frequentazione di locali. Questo non è un locale. Questo non è un locale come tutti gli altri. Questo qui è un locale malfamato, sì, è bene, in cui bene, se non usi questo linguaggio, ragione, in questo locale non ti capiscono. Le persone che qua frequentano capiscono solo questo linguaggio. I maledetti che telefonano qua. Ma non sto parlando con te. Sembrava mistress slave. Sembrava mistress slave. E la cosa importante è che chi chiama qua sa che qui c'è un linguaggio nel quale se no non mi capiscono. Basta, chiudi tutto. Senti basta, questa cosa, giustamente. No, ma senti, do ragione a lei in questo caso. Io do ragione a
lei, l'abbraccio fortissimo per questa stangata. Lo dico anche a te, Green Pass e vaccino sono due cose diverse. Vedi la sinistra che critica, vedi la sinistra alla Barbero. Non c'entra la sinistra, la destra, no, non c'entra destra, niente. Quella, sinistra, Barbero, lo so, Barbero, cosa c'entra Barbero? Barbero è Barbero, cosa c'entra? E in questo momento c'è un dibattito sull'obbligo vaccinale. Chi non si è vaccinato dice, finché non ci obbligate siamo liberi di non farlo. E dice, il Green Pass è uno strumento ipocrita, cioè concettualmente non ci può essere una confusione tra vaccino e Green Pass, lo dico anche a te David. Questa è una super cazzola comunque ha fatto, comunque vabbè, una super cazzola. Poteva dire semplicemente il Green Pass e il vaccino sono due cose diverse, vabbè dai. Tanti lo pensano. Flavia questo. Treviso, Flavia, vai, Flavia. Ciao, ciao Giuseppe. Ciao, ciao Flavia, sì, tu sei una Novax.